in Italia Vittoria Adami, in questo workshop che si tiene qui, in questo campus a Bari. Lei è qui, sta portando avanti questo workshop parlando di comunicazione, un tema molto ampio, ma mi ha stupito e mi sono soffermata sulle regole della guerra, quindi ci vuole spiegare che cosa significa? Questo workshop parla naturalmente di come noi comunichiamo e di come comunichiamo quando siamo in conflitto. E stranamente abbiamo adottato esattamente un modello guerra quando noi comunichiamo. Cioè, cosa succede quando uno va in guerra? Si deve difendere. Quando uno attacca con un'offesa e si è in conflitto, ti devi difendere. Quello che facciamo, reagiamo esattamente come si reagisce in guerra. Controattacchiamo, ci ritiriamo o ci arrendiamo. E quello che succede naturalmente quando ci comportiamo in questo modo è che naturalmente non si risolve il conflitto. E quindi non c'è comunicazione, non c'è creatività, non c'è soluzione. La società di oggi purtroppo ci porta ad essere sempre sul piede di guerra, dobbiamo difenderci quando andiamo a fare la spesa perché magari c'è chi non rispetta la fila, dobbiamo difenderci dal prezzo che troviamo un po' alterato, lasciatemi passare questo termine. Quindi bisogna autocontrollarsi? Certo, dobbiamo sempre autocontrollarci, perché quando perdiamo il controllo di noi stessi, naturalmente non riusciamo ad essere creativi o ad avere delle risposte razionali. Quello che succede fisiologicamente, purtroppo, quando siamo in un conflitto, è che fisiologicamente il nostro cervello anche cambia. Invece di usare la parte che è razionale per risolvere un problema, va direttamente alla parte emotiva, all'amigdala, diciamo, e quindi viene una reazione istintiva e non naturalmente una reazione razionale. E quindi è importante sempre nella vita di essere in controllo, ma principalmente quando siamo in una relazione, quindi siamo in una situazione dove abbiamo bisogno per l'altra persona di rispondere e di arrivare a una certa soluzione, è importantissimo saper ragionare, saper parlare in un certo modo da diffondere, cioè da levare il conflitto e poter poi ragionare e poter riuscire a una soluzione. Questa società sa comunicare? Tutte le società hanno modi diversi di comunicare, ma tutte le società vogliono comunicare e vogliono scambiare idee, vogliono relazionarsi, vogliono interagire. Purtroppo nelle società in tutto il mondo abbiamo delle difficoltà a poter raggiungere armoniosamente una cosa del genere. Per questo è importante imparare, evolversi, per poter arrivare a una certa, come si dice in italiano, una certa conoscenza, un certo scambio di idee, perché solo scambiando delle idee soltanto si può creare, può cambiare il mondo. Se invece ci chiudiamo perché non riusciamo a rispondere, non riusciamo ad avere una risposta giusta per certe cose, si ferma tutto, quindi non c'è comunicazione. Questa bella associazione a Casa Giacinto si ha proposto questa sperimentazione, questo workshop sulla comunicazione. Come sta andando? C'è stata affluenza? Ecco, che cosa le sembra? Possiamo chiedere alla Presidente, naturalmente, perché è lei che ha organizzato. Abbiamo fatto ieri il primo corso e dall'evaluazione che io ho dato, cioè ho chiesto, sembra davvero che hanno apprezzato il corso, come anche hanno partecipato completamente. Naturalmente portarlo per la prima volta in Italia, la mia preoccupazione era naturalmente di un linguaggio diverso, di un modo diverso da fare, da una cultura diversa, solo essendo naturalmente originaria italiana, originaria pugliese. Che bello. Sì, sono stata via più di 40 anni, 46 anni davvero in Nord America, però sono a conoscenza, quella conoscenza basale di quello che è la cultura
cultura italiana, quindi sono riuscita a tradurre il concetto in un modo tale che può essere condiviso dalle persone che fanno parte del gruppo. Allora lo chiediamo alla Presidente, lei l'ha tirata in ballo. Allora, le chiedo subito intanto come sta andando, la vedo abbastanza soddisfatta di questa iniziativa. E poi le fasce professionali, chi si è iscritto? Noi siamo curiosi, vogliamo saperlo. Sì, ci è piaciuta molto l'adesione delle persone più diverse a livello di professionalità. Quindi ci sono stati insegnanti, imprenditori, funzionari telecom, informatici, avvocati, studentesse universitarie, criminologhe, imprenditrici, casalinghe. Anche sociologhe, insomma un po' di tutto, età completamente diverse, perché davvero tutti molto incuriositi per il tema comunicazione non difensiva. Tutti abbiamo detto, ma insomma noi non credo che ci difendiamo, poi adesso stiamo scoprendo che quotidianamente invece ci difendiamo e questo non va bene. E devo dire che è molto interessante il corso per i contenuti, molto condensato anche nei messaggi che Vittoria ci ha dato, anche a livello di metodologia, di strumenti. Tanto è vero che ormai l'abbiamo già prenotata per il prossimo anno e Vittoria sicuramente sarà ancora dei nostri, perché vogliamo continuare questo percorso. Un metodo come quello che ci sta insegnando Vittoria non può essere lasciato a soltanto 6 ore di workshop.